Siamo, mi alza un po' la voce. Eccoci qua, vediamo un po'. Ci vorrebbe Laura ora. Chi è che mi fa da Cicerone? Boh, ecco, oh, vieni tesoro. Laura. Ah no, con questo coso ci sono io qua. Laura, mi fai chiedere al Cicerone? Ne presentiamo. Aspetta, per ora c'è tutto il lavoro. Dai, vieni, dai. Faglielo, no, 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 spendiamo lì, e sai, certo senti la voce. No, 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 se mi fai, sapete, questo. Laura, potete scendere? Mi ha detto. Vediamo proprio l'idea del braccialetto, che è un braccio che si protende. Dell'illuminazione. Andiamo. Sala del Sodoma abbiamo tutti i braccialetti della Contrada della Torre che vengono esposti cronologicamente con una linea del tempo che ci fa vedere il braccialetto più antico che conserva la Contrada della Torre e diciamo il braccialetto più antico in assoluto del XVIII secolo che è questo qua, scusa, che è questo qua, che è stato restaurato. È stato recuperato e di sotto proprio il braccialetto. Ci sono anche le fotografie del braccialetto di quando è stato ritrovato, che in realtà non appariva l'elefante bianco. L'elefante bianco è il primo simbolo della Contrada della Torre, non è grigio ma è bianco. Quindi il restauro ha permesso di ritornare all'originale e di rimettere le corone che non erano, quando sono state ritrovate non c'erano, e poi la torcera finale. Erano due coppie di braccialetti che venivano usate davanti alla chiesa, e se ne conservano solamente tre, quindi due, quelli che si vedono e uno esposto in basso, che è quello là. Eccola, che sta andando adesso la solitamente. La blocchia lo stava spiegando, invece non me lo spiegava. Lei così. Benissimo, poi dove andiamo? Poi andiamo all'evoluzione della questo abbiamo già visto. 1446, che sono i primi braccialetti che possono essere visti qua, sull'arco. Ah, eccoli qua. Antonio Manetti. Fa un po' di torsioni alla metà, è proprio alto alla metà del 1800 e poi ritorniamo qua. Questi ovviamente non sono, sono in esposizione permanente qui al museo. Poi abbiamo con il numero 3 sono questi braccialetti intagliati da Pasquale a partire all'incirca dal 1850. E poi andiamo a due coppie sempre degli anni 80 dell'Ottocento di dell'intagliatore Rinaldo Mariani. Poi abbiamo il braccialetto realizzato sul disegno di Vittorio Zani negli anni 30 del Novecento. Poi abbiamo i braccialetti fatti realizzare negli anni 70 del Novecento a cura del Comitato. Questi erano tutti uguali per tutti, si comincia a porli in serie, quindi la forma è quasi per tutti uguale, cambia poi il colore. E l'ultimo, diciamo l'ultimo esposto, quello con la luce accesa? Sì, quello con la luce accesa è l'ultimo e sono stati realizzati nel 1997 sul disegno di Laura Brocchi. Qua sono presenti i primi capistrada realizzati dalla Società del Ventaglio,
precursore della società Elefante, è una coppia di braccialetti che hanno il simbolo e il nome della società del ventaglio e sono i primi capistrada realizzati. Anche qui vediamo l'elefante bianco e in fondo, esposto in fondo, c'è l'ultimo del capino, uno dei capistrada che viene utilizzato oggi. Per i ragazzi, per la presentazione i braccialetti venivano in illuminazione, perché l'illuminazione ovviamente capaci di illuminare diverse. Per illuminare le strade che venivano appese incominciò e quando ci fu sull'alto è a forma tipo di alberetto. Con il proprio simbolo. Ci alziamo. Diciamo perché questo è il bozzetto di quello che doveva essere poi è stato mai realizzato e questo è un modellino di un privato che c'ha sì, è molto privato e poi c'è la mostra di questi braccialetti delle contrade, qui è possibile leggere dalle didascalie. Allora, è stato esposto per ogni contrada sulla sinistra il braccialetto più antico e sulla destra il braccialetto più moderno. Sotto ad ogni braccialetto appare la descrizione di quello che è stato esposto e poi ci sono delle teche con dei documenti prestati dalle varie contrade. Qui poi non è possibile girare in autonomia qui. Benissimo, grazie Ara. Niente. Grazie. Grazie a te, grazie anche alla madre. Lei mi ha fatto da cicerone, sa tutto. Benissimo. Ok. Presidente, che ne pensi? Credo sia la pista del lavoro gruppo, però una bellissima iniziativa. Complimenti alla moderatore, complimenti a Laura che ci lavora da un anno, complimenti a tutta la torre perché si vede proprio quando c'è un insieme delle contrade si uniscono e fanno delle bellissime iniziative come questa, sia per gli adulti ma anche per i bambini, sarà particolare farle vedere, è importante.
Infatti con Laura Brocchi abbiamo deciso che nel nostro progetto scuole ci sarà anche questa mostra, e quindi appena aderiranno le scuole verranno a vedere questi braccialetti. Sono il tramandare la nostra cultura, che è fondamentale. Ecco, una volta di tutta quello che è schiena, cioè dimostrare solo con sorelle ma non mie. E infatti non sono rivali, sono rivali soltanto in campo, e credo, come ho sempre detto, quando c'è un insieme per arrivare a un obiettivo, le contrade ci sono. Si è visto anche per il Covid, insomma, che arrivano, si uniscono e arrivano all'obiettivo, al raggiungimento. E secondo me è il bello della festa di Siena. Grazie. Grazie a te. Senti, io seguo tanto qualche altro. No, è pure qua, vedete. Comunque conviene venire a vederla, perché è veramente bella. È una blocca veramente incomiabile, è una pizza a tutto tondo. Poi ancora una volta devo fare molto, appunto, quello che cos'è da essere l'essere di Siena, capire che cos'è Siena, e poi capire che cos'è il Palio, e poi capire tutto quello che gira intorno, sanno a chi mi rivolgo. Eccola qua, una brava giornata. Che ne pensi, Costanza? Veronica, perdonami. Ora, perché mi prude? Bella, bellissima mostra, molto interessante. Veronica, perché Costanza? I nomi per me. È tremendo, Veronica, Costanza, che avevo visto. Ecco lì va. Stare un po', ecco qua, poi ci sono le descrizioni, ma comunque non rende così, io ve la faccio vedere, ma giuro, bisogna veniate, perché facciamo il giro di passo, lo vado contro mano, venite a vederla, perché veramente aspettavo anche questa. Voglio fare il giro, voglio far vedere tutto. Sì, ecco, quel periodo di però, vedete, tanto la strada è breve. Scusami, posso piscarci? Grazie. Buongiorno, scusami se passo, scusatemi se io ve lo grazie, scusami, vi faccio vedere al volo, da vista ce la voglio qua. Poi vediamo se mi danno anche le foto, perché non riesco a fare, magari staccavo qualche battuta, se non scusa so contro mano. No, non c'è bisogno, grazie. Trascita. Allora vi faccio vedere tutti, così è. E ognuno ha il suo racconto. Noi parliamo. Ecco, non è proprio arrabbiato questo vestito, però è bello, apri. Thank you.
adesso è lì che aspettava. Venire a morire. Ebbene, bisogna venire, leggere la storia. Ah, vai, non fa niente, passiamo, fa niente. È il suo stato, vabbè. Comunque l'abbiamo visti tutti, ma io ve lo faccio vedere sia al volo, però dovete venire perché è veramente molto bella. Vediamo se scambio una battuta con il vettore del magistrato di Ottare. Sì. Facciamo una partita anche con Laura Bro. Vediamo questi che prima ci ha raccontato. Vediamo, lasciamo Verona in sostanza, l'ho chiamata, chissà come mai, sarà più sostanza. Laurina. Siamo dura, però abbiamo spero sia. Sì, no, ma nella vela si mutava il volume oltre le aspettative. Sentite, avevo cercato, non ci sono segreti. Allora, mi hai inventata un'altra, da artista quale sei? No, è stata un'iniziativa corale, non è una mostra né mia, direi nemmeno della Torre, è una mostra veramente che io ho voluto dal primo momento come fosse una cosa collettiva per la città, per fare qualcosa di omaggio alla nostra città e di riunire insieme, cosa assolutamente non scontata, né in pace, infatti non lo è stata per niente, anche oggetti e contributi scritti di tutte 17 canzoni. Ringrazio davvero di cuore per il lavoro grosso che è stato fatto. Come hai detto anche te quando hai presentato. Le maggiori difficoltà quali sono state? Mettere appunto insieme 17, anzi 18, perché comunque c'è anche un oggetto molto importante prestato dall'amministrazione comunale, realtà differenti, per cui coordinare tutto è stato veramente difficoltoso e non privo di difficoltà, questo lo ammetto, non devo dire che sia stata una passeggiata, però vedere in fondo quando si entra nel museo tutti i braccialetti di tutte le contrade insieme, è veramente riempito il cuore, è veramente bello. Conferma sempre del. E invece il braccialetto che ti ha colpito qual è stato? Allora, per quanto riguarda quelli della mia contrada, i braccialetti settecenteschi, che sono, come ho detto, un unicum in tutta la città perché sono quelli più antichi al momento conosciuti. Parlo come braccialetto di contrada da esterno e non da chiesa. E i braccialetti delle consorelle, ora no, non voglio dirne uno per l'altro, però comunque ci sono veramente braccialetti particolari e importanti. I miei preferiti sono quelli con l'animale di contrada, perché sono veramente belli e che identificano immediatamente la contrada di appartenenza, come posso dire appunto la pantera, il drago, l'oca, l'onda, ecco, vedere proprio l'animalino o la tartuca, la chiocciola nel braccialetto, a me piace tantissimo. Poi ci sono anche braccialetti di
che possono essere considerati, sebbene antichi, modernissimi, dove non c'è l'animale di contrada. Per esempio quelli della Civetta antichi, che sono a cavallo tra 8 e 900, sono meravigliosi perché sono di una linea elegantissima e sembrano fatti da un designer contemporaneo, per cui invito a vederla anche per fare queste comparazioni. Pensavo che mi ha sorpreso, mi è piaciuto quello del nicchio, il cavalluccio Maio. Quello è veramente, anche quello, un unicum in tutta la città, con quella foggia particolare di animale. Infatti ho chiesto io in modo specifico alla nobile contrada del nicchio se come braccialetto antico potevano fornire quel braccialetto lì. Grazie, Laura, complimenti. Grazie. E complimenti a Siena. Sì, complimenti a tutti. Bene, è tutto, possiamo chiudere e venite a vedere perché merita. Alla prossima.